Bentrovati amici di Teleischia con la prima edizione del telegiornale di oggi. Sono iniziate questa mattina nella terza traversa di via Quercia di Ischia le operazioni di abbattimento dell'immobile della famiglia Scotto di Clemente. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche la ditta incaricata della demolizione. La giornata di oggi, martedì, è dedicata principalmente alle operazioni preliminari, come la presa di possesso del cantiere da parte della ditta. Già rimossi tutti gli impianti e gli infissi, domani dovrebbe partire l'abbattimento vero e proprio. Sanità, ancora novità importanti per rendere l'ospedale Rizzoli di Lacca meno all'avanguardia in determinate operazioni. È arrivato infatti un nuovo endoscopio che consente di rimuovere calcoli e tumori nell'intestino in maniera non invasiva. Lo annunciano soddisfatti i dottori Loffredo ed Esercizio. Ascoltiamo. Importante novità all'ospedale Rizzoli, Mimmo Loffredo. Arriva un nuovo apparecchio, spieghiamo di cosa si tratta. Sì, arriva questo duodenoscopio che siamo riusciti ad ottenere grazie all'amministrazione della nostra ASL che tiene che vengano fatte cose anche all'avanguardia presso il nostro ospedale. Niente, si tratta di uno strumento che poi spiegherà meglio il mio collega dopo, dove praticamente possiamo effettuare degli esami fino a pochi giorni fa, impossibili da effettuare presso il nostro ospedale. Eravamo costretti a trasferire sulla terraferma i nostri pazienti con delle lunghe attese presso la nostra degenza. Invece con questo strumento possiamo, oltre ad effettuare esami e interventi veri e propri ai nostri pazienti isolani, teoricamente anche dalla terraferma potrebbero ricoverarsi presso il nostro nosocomio. Quindi questa è una grossa conquista nel nostro ospedale, sempre grazie ai nostri vertici ASL che ci hanno assecondati e affiancati in questa grande opera. Dottore Esercizio, spieghiamo un attimo di cosa si tratta. Un apparecchio che evita, diciamo, operazioni invasive. Sì, si tratta di un endoscopio a visione laterale, quindi simile a un gastroscopio però con una punta diversa e che consente di rimuovere i calcoli dalle vie biliari e di trattare i tumori delle vie biliari mettendo delle protesi e quindi risolvendo problemi che una volta necessitavano di intervento chirurgico, adesso invece di fare un piccolo intervento sempre in anestesia che però consente dopo al paziente di riprendersi immediatamente e di poter ritornare a casa nel giro di poche ore. In effetti si fa dalla bocca, se ho capito bene. Si passa sempre dalla bocca, quindi ripeto, come un gastroscopio, uguale a un gastroscopio, soltanto che la punta dello strumento invece di guardare frontalmente guarda lateralmente, per questo si chiama strumento a visione laterale e consente di far passare dei piccoli cateterini e delle piccole sonde che permettono di lavorare stando all'interno dell'intestino e di poter lavorare su quella che si chiama la papilla di Vater da cui passa la bile. Quindi andiamo oltre la laparoscopia, se non sbaglio. È un'endoscopia, la laparoscopia ha bisogno di fare dei buchi sull'addome per poter lavorare. Noi invece passiamo dalla bocca e quindi non facciamo nessun buco. Mimmo Loffredo, un'eccellenza quindi che mette anche l'ospedale Rizzoli nel giusto risalto. Sicuramente l'arrivo del dottor Esercizio, che già sta qua da qualche anno, è una grossa conquista per il nostro ospedale. Un'eccellenza, lei ora ha lavorato in Piemonte e veramente ci risolleva di tante problematiche di trasferimenti, perché diciamo il peso del nostro non è tanto l'intervento, il fare il giro la mattina, ma è dove collocare un paziente che non possiamo trattare presso il nostro nosocomio. Ripeto, questa sarà una delle prime iniziative di cui mi farò promotore e faccio sempre un appello ai sei sindaci: se messi insieme noi potremo fare delle cose fantastiche per il nostro ospedale. I cantieri a Forio ancora aperti, saranno chiusi però per il periodo di Pasqua, lo garantisce il sindaco Staniverde, che annuncia l'imminente riapertura di via Giovanni Mazzella in sicurezza e a due sensi di marcia. Ascoltiamo. Riusciamo a già regalare ai nostri cittadini un tratto di via Matteo Verde piastrellato, quindi per Pasqua il cantiere verrà sospeso, poi decideremo se riprenderlo per qualche giorno dopo Pasqua o se rimandare tutto ad ottobre. Questa è una decisione che stiamo ancora valutando, comunque per Pasqua ci faremo trovare pronti quasi in ogni punto del paese, anche perché i cantieri che sono stati aperti sono tantissimi, quelli diciamo più delicati, quelli che toccavano il centro del paese saranno sospesi ma con lotti funzionali, quindi già daremo delle prime risposte anche dal punto di vista estetico e funzionale.
via Giovanni Mazzella verrà riaperta in sicurezza mercoledì, forse già da domani riusciamo a riaprirla, ma sicuramente per mercoledì, al doppio senso di circolazione, in sicurezza, perché questo primo lotto di lavori ci permetterà, attraverso questa palificata, di riaprire appunto con il costone che è pronto per, diciamo, per la fruibilità delle auto, e poi si continuerà con i successivi lavori, alcuni dei quali verranno fatti da mare. Una puntata interamente dedicata a San Giuseppe, quella di questa sera, di Serata Ischitana, in onda in diretta alle ore 21:10. Ospiti infatti tutti i personaggi con questo nome di battesimo che oggi festeggiano l'onomastico a Tele Ischia. L'attore e regista Giuseppe Iacono, l'avvocato Giuseppe Di Meglio, corridore e organizzatore del famoso presepe di Campagnano, il furiano Peppe D'Ambra. Previsto un collegamento con la chiesa di San Giuseppe dei Nudi a Napoli per scoprire le origini del detto la mazzarella di San Giuseppe. Non mancheranno un collegamento con Giuseppe Giaquinto da Procida, un contributo di Don Giuseppe Nicolella, e direttamente dalla cucina di Maria Scotti assisteremo alla nascita delle famosissime zeppole di San Giuseppe. Prende vita anche in Campania il progetto di inclusione sociale per bambini e adolescenti rom, sinti e camminanti. L'assessore regionale Mario Morcone ha dato alla consigliera Roberta Gaeta l'incarico di coordinare le attività con gli ambiti territoriali per discutere assieme della messa a terra di iniziative concrete per le quali potrà essere utilizzato un fondo nazionale da 40 milioni. È un progetto, spiega Gaeta ai nostri microfoni, capace di portare benefici a tutto un territorio che vive disagi forti per la presenza di insediamenti non facilmente gestibili. Ascoltiamo. Consigliera Gaeta, su richiesta dell'assessore Morcone, lei parteciperà al progetto di inclusione per bambini rom, sinti e camminanti. Ci spiega quale sarà il suo compito? Sì, intanto mi sembra un'occasione davvero importantissima, una grande opportunità, quindi non soltanto per la città di Napoli, ma per tutte le città dove c'è una significativa presenza di bambini, adolescenti, rom, sinti e camminanti. Fino a questo momento questo tipo di progetto di inclusione sociale scolastica riguardava soltanto le 14 città riservatarie in Italia, quindi praticamente le città metropolitane. Da quest'anno il Ministero ha voluto estendere a tutte le città, quindi a tutti gli ambiti anche territoriali, questo tipo di progetto di inclusione particolarmente importante. L'assessore Morcone mi ha chiesto appunto di supportarlo anche, di guidare, orientare in qualche modo anche gli ambiti che fino a questo momento non si erano neanche candidati a rispondere a questo avviso invece molto importante. Quindi dopo la sua richiesta anche di condivisione di queste tematiche così particolari e delicate, io ho chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di interessarsi particolarmente, quindi anche della Regione Campania, e ho richiesto un nuovo webinar che purtroppo i comuni della nostra regione avevano perso. Quindi proprio stamattina c'è stato questo incontro, c'è stata un'ottima risposta, c'è stato un coinvolgimento da parte mia di tutti gli ambiti della regione, e quindi continuerò a seguirli sicuramente e a cercare di sollecitare quanto più la risposta anche a questo avviso e quindi anche all'adesione, ecco, a questo progetto così importante. Ecco, oggi la riunione con gli ambiti, quali possono essere i prossimi passi? Sicuramente continuerò a monitorare, la scadenza è prossima perché è il 22 marzo, quindi è proprio necessario supportarli anche da un punto di vista organizzativo. C'è l'Istituto degli Innocenti di Firenze, che è assistenza tecnica per il Ministero, che chiaramente stamattina ha dato tutte le indicazioni agli ambiti. Adesso c'è proprio un lavoro di sollecitazione, di monitoraggio, di coinvolgimento attivo. Possiamo dire che inizia insomma la fase progettuale? Sicuramente sì, le indicazioni del Ministero sono state estremamente chiare, tra l'altro tra le attività ci sono non soltanto le attività di supporto a scuola, ma anche nell'extra scuola, c'è la possibilità anche del trasporto, non soltanto scolastico, e attraverso il coinvolgimento e l'inclusione dei bambini e degli adolescenti sicuramente c'è il raggiungimento proprio delle famiglie, quindi anche il supporto delle famiglie affinché ci sia effettivamente un'inclusione che favorisce non soltanto la popolazione,
popolazione rom, ma il territorio tutto che sicuramente vive dei disagi forti a causa della presenza anche di insediamenti che sono insediamenti non facilmente gestibili. Oltre a quella di Simone Di Meglio in Sassari Calcio, Latte Dolce, Ischia, sono 22 le reti messe a segno nell'ultimo turno di Serie D Girone G. Vediamoli tutte in questo servizio. Cassino Gladiator 1-1, la prima rete dei padroni di casa con Mele. Il pareggio del Gladiator arriva con Mancini. Cavese Nuova Florida 2-3, la prima rete degli ospiti con Van Rieswijk. Il pari della Cavese arriva con Trost. Il nuovo vantaggio della Nuova Florida arriva con Negro. Il 3-1 arriva con Cheng Sang. La Cavese accorcia le distanze con una bella giocata individuale di Piazza. Romana Trastevere 4-0, la prima rete è di Calì dagli 11 metri. Il raddoppio della Romana arriva ancora con Calì. Il 3-0 porta il timbro di Fiore. 4-0 porta ancora il timbro di Calì, tripletta personale. Anzio Nocerina 2-2, la prima rete e dei padroni di casa con Boatti. Il pari della Nocerina arriva con Cardera che sbaglia il rigore, ma sulla ribattuta fa 1-1. Il nuovo vantaggio dell'Anzio arriva su calcio di rigore trasformato da Bencivenga. Il 2-2 è di Rossi. San Marzano Ostiamare 2-0, la prima rete dei padroni di casa la segna Ferrari. Il 2-0 arriva con Camara. Boreale Flaminia 1-1, la prima rete degli ospiti con Lo Russo. Il pari della Boreale arriva con Ghioni. Finisce 2-0 Cinzia Albalonga Atletico Uri, Budoni Cos 0-1. Dalla rete di Simone Di Meglio alla doppietta di Ortega, passando per il gesto tecnico di Acosta e il gol di Muscariello. Vediamo tutti i gol delle isolane grazie a questo servizio. Milo tarantolato, insegue chiunque, non basta però perché Ischia è ancora in possesso, pallone verticale per Di Meglio, arriva col sinistro, ha segnato il numero 77 Simone Di Meglio. Pistola con lui, Castagna controlla a seguire, poi cross che passa, Filosa Giovanni fa vedere Soiuzzo, ora si fa vedere anche Iaccarino, anche Filosa. Il tocco è per Vincenzi, una deviazione, Acosta, Acosta! Con una giocatona! E il tanque Acosta che si è inventato! Così al 91esimo il gol lo trova il nuovo entrato Muscariello, che incorna su cross dalla sinistra battendo Rastrello, il quale para anche la cosa dell'attaccante, ma solo quando la palla ha già oltrepassato interamente la linea di porta. Di casa, attenzione a Ortega, buono contro Infante, prende la rincorsa, buono la conclusione e la rete taglia, pallone passa, attenzione ad Ortega. Ieri sera negli studi di A Bordo Campo il commento è stato ospite il tecnico del Real Forio Carlo Sanchez. Oltre a parlare del momento della squadra biancoverde, l'allenatore si è anche soffermato sulla prossima avversaria del Real Forio che domani pomeriggio torna in campo contro l'Ercolanese. Sentiamo. La squadra non era salva prima della partita col Capri, non è salva dopo la bella vittoria col Capri. Abbiamo ancora 5 gare, dobbiamo raccogliere ancora dei punti importanti per la salvezza, una salvezza che
forse molto stretta per quello che erano le ambizioni societarie e quello che erano i meriti della società per come aveva organizzato lo staff e il gruppo squadra. Però questa è la realtà, si deve fare punti ogni gara. Mercoledì andiamo ad Ercolano perché dobbiamo dare una continuità di risultati, non solo di prestazione. Mentre all'inizio chiedevo le prestazioni, oggi chiedo i risultati, perché sono i risultati che poi ti danno anche l'idea di una prestazione ottima. Paradossalmente quella col Capri è stata una prestazione di qualità minore rispetto a quella che abbiamo fatto semmai a Pompei. Però posso dire, qualità minore, gestione migliore. Sì. C'è stata la gestione del risultato che in altre occasioni, diciamo, non c'è stata. In effetti avete rischiato pochissimo, nulla. Sì. Anche il gol subito probabilmente si poteva anche evitare. Sì, sì, ma lei, se vede la partita col Pompei, dove abbiamo perso, la partita dove non meritavamo assolutamente la sconfitta, la partita col Nola, la prima, non si meritava di pareggiare, perché all'ultimo secondo non riesco ancora a decifrare quella situazione dove sia stato fischiato il fallo. Però sono tutte situazioni che poi ti porteranno, perché il calcio toglie e dà. Quindi quello che non hai avuto in passato, all'improvviso ti può capitare che ti riporta tutto nel proseguo. Noi dobbiamo andare ad Ercolano con la consapevolezza che siamo una grossa squadra, una squadra che può dare filo da torcere a tutti, una squadra che si deve togliere delle soddisfazioni. Dobbiamo scalare qualche posizione, dobbiamo salvarci prima possibile, perché lo dobbiamo ad un presidente che si chiama Luigi Amato, glielo dobbiamo a tutti i dirigenti che lavorano intorno, dalla mattina fino al... lavorano 24 ore, qua tanti di loro si sono dimenticati che cos'è la loro attività naturale e pensano prettamente a calcio, quindi queste persone devono avere merito. In più Forio è una bella piazza, piazza di brava gente, piazza accogliente, perché nessuno parla male di nessuno, quindi almeno per quello che io vedo, ho visto in questo mese, quindi lo dobbiamo anche a loro. E noi daremo, io per primo daremo il massimo affinché questo si realizzi, e poi ne parleremo di questa società, perché secondo me questa società oggi è tra le migliori che abbiamo in Campania. Proprio a mister Sanchez, riguardo proprio la partita con l'Ercolanese, ecco, che avversario si aspetta? Si va con la voglia di vincere, però che avversario ci troviamo, ecco, in questo termine del Forio? Un avversario difficile, questo è un avversario, una squadra che era partita per i campionati per fare un campionato altamente importante. Basta vedere la rosa, dove hanno dei giocatori pure fuori ultimamente, però hanno un parco giocatori di buon livello, hanno un ottimo allenatore che è squillante, un allenatore navigato, è un'altra società che ambiva a piani alti, a fare campionati nelle prime posizioni. Purtroppo tante vicissitudini non hanno condizionato. Sarà una partita complicata, ma come quest'anno sono tutte complicate, sono tutte, anche se giochi con Rione Terra, che oggi paradossalmente sembra laggiù, ma è una squadra che sta lottando, quindi sono tutte partite. Il calcio non dà mai certezze. Ed ora spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. E questa era l'ultima notizia della prima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, il TG ritorna come sempre alle 20:30. Buon proseguimento.